Un buongiorno caloroso dal fratello Angelo Piccone e un buon giovedì a tutti quanti. Che Dio ci benedica anche questo giorno, non solo perché a volte dice perché meritate, no, non meritiamo niente, ma solo per grazia che il Signore ci benedice. Perché? Perché abbiamo dato il cuore al suo figliolo, Gesù Cristo. Lo dice la Bibbia. Figlio mio, dammi il tuo cuore e io provvederò al tuo sostegno. Perciò prendiamo in considerazione, miei cari fratelli e sorelle, questo suggerimento della Bibbia. Andiamo a Gesù, proclamiamolo nostro Re, nostro Redentore, nostro Signore, e con questo avremo tutto, gioia, felicità immensa, pace, quella pace che il mondo non ti può dare. Il mondo ti dà allucinazione effimera, allucinazione che è come sempre dico, sono miraggi. Sapete quando Satana portò Gesù nel Tempio, gli disse buttati, se tu sei figlio di Dio, tuo padre manderà una legione di angeli a soccorrerti. Vedete, il nemico si usa delle nostre stesse gioie per combatterci. A volte ci fa apparire e ci dice cose che sono realtà, ma ci spinge alla morte. Se Gesù si buttava, cosa faceva? Dava gloria al nemico per tentare Dio. Dio non lo faceva morire sicuramente, ma lui faceva il gioco del nemico. Ora anche noi non dobbiamo fare il gioco del nemico. Quando lui ci abbaglia con miraggi e con illusioni, cerchiamo di camminare dritto per quella strada stretta, angustia. A volte bisogna abbassarsi in quella strada perché stringe e si abbassa, ma usciti fuori da quella prova saremo nella felicità immensa. Bene, miei cari, vogliamo mettere il messaggio di oggi. La pace di Dio sia con tutti noi e con noi rimanga sempre. Buongiorno e buon giovedì a tutti. Amen. Gloria al Signore. Thank you.
Aleluya. Vi faccio sapere che il Signore ci ama di un amore immenso. Ecco, il messaggio è lanciato. Bene. Vogliamo chinare il capo. Chiniamo il capo e preghiamo insieme. Se lo potete, non è importanza ad alta voce o mentalmente. Il significato è piegare le ginocchia davanti a Dio e il capo in devozione in mezzo a Dio e a Gesù. Ovunque vi trovate, non avete vergogna. Se non potete, mentalmente fate ogni cosa. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Amen. Padre Santo, Dio d'amore, ti voglio ringraziare come tu ci hai benedetti in questi giorni e anche durante la notte, Signore, ci hai ritemprato di ogni energia, di ogni forza, di ogni potenza, nel nome del tuo figlio Gesù Cristo. Ti vogliamo dare lode e gloria in eterno, finché vita ci darai e quando ci chiamerai al tuo cospetto, alla adunanza che ci sta preparando il tuo figlio Gesù Cristo da 2017 anni. Oh, com'è bello, Signore, riesco a immaginare quanta sarà grande quella valle celeste che tutti acclamiamo a te. Grazie, Padre, che pace, che tranquillità, che felicità che tu ci doni, Signore. Immensa. Grazie. E buon Padre Celeste, dato che sono qui alla tua presenza in quest'oggi, ti voglio chiedere benedizione per tutti i miei simili, fratelli, sorelle, amici e anche nemici, Signore. Benedici soprattutto i miei nemici, Signore, che possono diventare meglio dei miei amici, non per qualche cosa, ma per fargli capire che li amo anche a loro. Padre, ancora includi i nostri familiari, benedici mia moglie, aiuta, sostienila e portala avanti, Signore. Benedici ancora i miei figli, Signore, grazie come tu li stai accudendo, come tu mi stai benedicendo, Signore, grazie. Benedici ancora il mio amore nella sua gravidanza, aiutalo, sostienilo. Benedici ancora il mio genero nella sua vita, Signore, fai che la calma e la tranquillità prenda possesso di lui e che possa gioire in te, in Cristo Gesù. Benedici ancora i miei nipotini, Signore, in tutto il mondo, ovunque essi siano. Grazie. Benedici ancora i miei consuoceri, sia quelli che sono qui in Germania che quelli che sono in Italia. Grazie, Padre, ancora, perché veramente posso portarti ogni cosa, ogni peso, al tuo cospetto tramite il tuo figliolo Gesù Cristo. Ma dato che sono qui alla tua presenza, mi porto direttamente a te come un pacchetto di profumo soave a te gradito. Grazie, Padre. Sono sicuro che tu accetterai questo mio pacchetto di amore, di felicità immensa.
ricambiate a ciò che tu hai fatto per noi. Grazie, Padre. Ancora, Padre, ti voglio portare tutte le persone che sto curando in internet, in tutto il mondo, Signore. Ho aperto le porte anche agli stranieri, Signore, come tu hai lasciato detto nella tua parola attraverso Gesù, che tutto il mondo verrà alla conoscenza di te e del tuo figliolo Gesù Cristo. Aiutami, Signore, nelle traduzioni, nel capirle e nel gestire ogni cosa secondo la tua volontà. È vero che a te non c'è niente di difficile e niente che tu non possa fare, ma fai che io possa conoscere tutte le lingue, Signore, esistendo nel mondo, almeno comprendere. Grazie, Padre. Ti ringrazio, ti lodo con tutto il cuore. Non chiedo oro né argento, ma chiedo soltanto di poter aiutare il tuo popolo. E il tuo popolo, Signore. Sono sicuro che questo mio desiderio ti piacerà. Perché non chiedo né oro né argento, ma di aiutare il tuo popolo a comprenderle nelle loro lingue. Questo ti chiedo, Padre. Te lo chiedo nel nome del tuo figlio Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto sempre in eterno. Amen. Grazie, Padre. Benedici ancora, Padre, tutto il mondo intero. Benedici ancora questa disoccupazione che possa terminare, Signore, al più presto. Fai che possa venire l'abbondanza, Signore, come tuo desiderio, Signore, e la pace nel mondo. Ti ringrazio, ti lodo nel nome di Cristo Gesù. E tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Amen. Mia cara nella grazia, vi saluto con un grande abbraccio, come se fossimo qui di presenza. Sento il vostro calore e voi sentite il mio. E un grande bacio. A Dio volendo, a presto. Pace del Signore. Amen.